Tra le parole chiavi dell'Euregio ci sono futuro, giovani, autonomia e partecipazione in un contesto europeo transfrontaliero. È proprio per questo che l'Euregio collabora con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, di cui il professor Giuseppe Zorzi è direttore. La Fondazione si propone naturalmente di far conoscere il pensiero, l'azione politica, i valori di De Gasperi, padre della Repubblica Italiana, padre dell'autonomia trentina, pensiamo all'accordo De Gasperi-Gruber, è uno dei padri dell'Europa. Ma si chiede anche, coniugando modalità moderne di comunicazione e buoni contenuti, che cosa oggi resta di attuale in De Gasperi per un giovane europeo di 18 anni. Giuseppe Zorzi ha sempre manifestato la sua passione per la formazione dei giovani. Ora, dopo un accordo tra il presidente della provincia di Trento Rossi e il capitano del Tirolo Platter, è coordinatore di 5 istituti superiori trentini gemellati con altrettante scuole tirolesi e docente in viaggio tra Trentino e Tirolo. Beh, insegnare in due paesi diversi ti fa capire l'importanza di un continuo aggiornamento, ma ti dà anche la consapevolezza della parzialità di ogni approccio culturale e scientifico, anche di quello migliore. Si cerca allora di prendere il meglio da ogni ambiente in cui si insegna. E così, se potremmo dire la metodologia piuttosto anglosassone degli studenti tirolesi cerca di andare direttamente al punto delle cose e di attualizzare, dall'altra parte, come dire, l'approccio più classico degli studenti trentini ha invece il suo focus nella capacità di contestualizzare dal punto di vista storico-critico. È in questo contesto che nasce l'Accademia dell'Euregio, organizzata dall'Euregio e dalla Fondazione De Gasperi. Si tratta di un programma di formazione durante il quale 60 studenti hanno la possibilità di partecipare a seminari d'eccellenza e affrontare le tematiche più decisive per l'Euregio di domani. Ma io penso che si tratta di creare una nuova mentalità, una nuova sensibilità tra vicini in una terra di mezzo a scavalco del Brennero, che ha avuto e ha oggi molti elementi in comune. Dunque non si tratta di scimmiottare l'altro, si tratta piuttosto di avviare un processo che metta in relazione comunità e non più soltanto rappresentanti politici e che nei prossimi anni possa gettare delle radici così forti da diventare, come dire, un laboratorio di buone pratiche, di convivenza per l'intera Europa. L'Accademia dell'Euregio si svolge in momenti diversi. I partecipanti viaggeranno tra Trento, Bolzano e Alpbach, partecipando al Forum Europeo di Alpbach e a un viaggio a Strasburgo. La prima parte si è svolta nel mese di dicembre a Trento. Beh, la cosa più bella è stato il clima che si è creato in poco tempo tra studenti e gli stessi relatori. Insomma, uno spaccato dell'Europa che noi vorremmo, con un mix di elementi che sono in fondo anche gli ingredienti di questa accademia: voglia di avvicinarsi all'altro, curiosità intellettuale, un'offerta scientifica straordinaria, insomma il piacere di stare insieme anche intellettualmente. Il primo ciclo di seminari si è ormai concluso, i giovani hanno potuto conoscere aspetti comuni e diversità dal punto di vista storico, ma anche le grandi sfide che li aspettano in futuro. Cosa ne pensa Giuseppe Zorzi? Le rispondo con un piccolo particolare autobiografico. I miei due nonni, non parliamo di un'era lontana, hanno combattuto su due fronti opposti nella Prima Guerra Mondiale, uno con i Kaiserjäger in Galizia, l'altro con gli italiani in Veneto. Se oggi mi guardassero dal cielo, poniamo il caso, vedrebbero il loro nipote insegnare contemporaneamente nella stessa settimana in due licei diversi, al di qua e al di là del Brennero, e credo che sarebbero entrambi contenti. Tutto ciò però non è stato regalato, non è un privilegio, ma è una conquista che ci hanno consegnato i nostri vecchi e che la parte migliore della politica di questo territorio ha consegnato e garantito. È un'eredità fatta di qualità e io penso che vada rimessa ogni giorno in gioco, confrontandosi con quanto di meglio l'Europa anche può offrire. Il professor Zorzi è curioso, così racconta, di seguire questi giovani anche nei prossimi appuntamenti. Con l'Accademia Euregio spera di poter trovare ulteriori strumenti affinché la gioventù dei Trelender, in qualsiasi parte di questa terra tra i monti, si senta sempre come a casa propria, con la consapevolezza delle proprie radici, ma sempre con lo sguardo aperto verso l'Europa.